Buongiorno a tutti, benvenuti. Passo la parola all'assessore al bilancio del comune di Lecco, il dottor Roberto Pierobelli, per un breve saluto. Prego. Sì, grazie, dottore. Io mi scuso, un saluto a tutti voi, io mi scuso perché non posso seguire i lavori per impegni istituzionali. Comunque sono lieto di porgere i miei saluti e quelli dell'amministrazione a tutti voi che vi state preparando a seguire questo percorso formativo. Noi siamo convinti che la formazione sia indispensabile nel vostro processo di crescita e di potenziamento delle vostre conoscenze e competenze, fondamentali poi per garantire efficienza nelle prestazioni ed un servizio di qualità alla cittadinanza. L'argomento di questa giornata formativa riguarda, come sapete, la materia assicurativa. Oggi indagherete circa i rischi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa e i comportamenti idonei e corretti per gestirle. Conoscerete anche il livello di protezione che le polizze del comune offrono e le modalità di utilizzarle. E a questo proposito voglio ringraziare la dottoressa Fabrizia Ferrari, il dottor Ivan Mimè e il dottor Mario Volpe, che hanno accettato di condividere con voi la loro pluriennale esperienza nel settore. E sono davvero convinto che questa giornata produrrà in tutti voi un valore aggiunto nel vostro bagaglio di conoscenze. Per questo vi auguro un buon lavoro. Grazie, Assessore, la ringrazio a nome dell'ufficio e a nome del Comune di Lecco che ha ovviamente promosso, diciamo, con molto entusiasmo questa attività di formazione. Noi la riteniamo utile per aumentare la collaborazione tra gli uffici, ma anche per rendere più efficiente la nostra azione a tutela del patrimonio dell'ente e anche tutela in alcuni casi del patrimonio dei dipendenti che lavorano per il comune di Lecco. Arriviamo qui dopo un percorso, diciamo, professionale già avviato quando io non ero dirigente del comune di Lecco con Morganti e Masch. E quindi diciamo, siamo stati contenti quando ci hanno proposto questa attività di formazione ai dipendenti. Non mi dilungo troppo perché non dirò delle cose più interessanti di quelle che diranno i relatori. Un po' i concetti sull'assicurazione. L'assicurazione, il contratto di assicurazione è uno dei contratti tipici e nominati del nostro codice civile e che ha trovato poi una normativa speciale con il codice delle assicurazioni di qualche anno fa. Quindi ha una normativa di carattere generale, si è applicata normativa speciale che interviene laddove non vi sono principi e norme disciplinanti del codice civile. E disciplina proprio il contratto di assicurazione. Che cosa, qual è la finalità, qual è la causa di un contratto di assicurazione? È quello di ripartire il rischio della propria attività, dei propri beni, anche patrimoniali, delle proprie iniziative, tra una serie di soggetti che fanno parte diciamo, che sono gli assicurati. Nasce con lo sviluppo dell'attività commerciale mercantile del Medioevo, ha una grande innovazione in Inghilterra con i Lloyd's, parte tutto pensate, da un caffè dove si riunivano i mercanti per diciamo, ristorarsi dopo i viaggi commerciali dell'impero britannico. Poi è diventata una cosa seria perché si è cominciato a fare delle statistiche sulle perdite che avevano le navi, fino a pubblicare poi un bollettino che si pubblica ancora. E quindi l'assicurazione è cominciata ad essere qualcosa di serio. Accanto alle assicurazioni private abbiamo anche le assicurazioni pubbliche, che sono praticamente quelle previste dal sistema pubblico, che tutelano il patrimonio dell'ente.
il patrimonio anche immateriale dei dipendenti, malattie, infortuni. Noi paghiamo dei contributi che sono delle quote assicurative, paghiamo dei premi per avere poi un ristoro e una tutela successiva. Quindi in questo contesto, arricchito da alcune disposizioni del testo unico degli enti locali, che fa riferimento anche agli amministratori che non sono i dipendenti, poi vi sono alcune norme contrattuali, cioè sottoscritte a livello di comparto e di area, che stabiliscono gli obblighi che deve avere il datore di lavoro privato, quindi non la pubblica amministrazione, il datore di lavoro privato, a tutela dei dipendenti. Ovviamente il corso di oggi, questa giornata, servirà a illustrare questi contratti, le cosiddette polizze assicurative, che ovviamente tutelano immediatamente l'ente, il comune, da danni che possono essere provocati nei confronti dei terzi, ma indirettamente tutelano anche i funzionari preposti alle attività dell'ente. Quindi io ho terminato, spero che sia di vostro interesse e passo la parola al dottor Ivan Mene. Buongiorno a tutti, innanzitutto bentrovati. Io sono Ivan Memè, sono il consigliere delegato della Morganti Insurance Broker. Permettetemi un breve ringraziamento all'amministrazione comunale, che è rappresentata dall'assessore Pietro Belli, e all'ufficio assicurazioni del Comune di Lecco, al suo staff e al dottor Russo in particolare per questa iniziativa. Due parole, visto che il dottor Russo ha già fatto una premessa molto importante, anche storica, di come nascono le assicurazioni, e mi è molto piaciuto. Noi siamo il broker di assicurazioni in atti con Marsh del Comune di Lecco da diversi anni, e questo connubio, questa partnership che noi abbiamo con Marsh ci vede protagonisti su diversi enti pubblici anche importanti del territorio e non solo, e questo connubio, diciamo, di un broker internazionale, dopo avrà la possibilità il dottor Volpe, che come me è responsabile del servizio per il Comune di Lecco, di presentarsi, questo, diciamo, connubio di un broker internazionale con un'esperienza ovviamente internazionale e un broker locale come siamo noi abbiamo l'ufficio in Viale Dante al numero 17 a Lecco, ormai da 20 anni operiamo sul territorio, dà la possibilità, a nostro avviso, alla pubblica amministrazione, al Comune di Lecco in particolare, di avere dei servizi, diciamo, localizzati, immediati, operativi, e appunto, grazie anche all'esperienza di un broker internazionale, avere anche una panoramica a 360 gradi. Broker d'assicurazione. Broker d'assicurazione non è soltanto il broker che si preoccupa di collocare le polizze assicurative, poi nell'ambito dello svolgimento dei lavori vediamo nel dettaglio quali sono la panoramica assicurativa del Comune di Lecco, ma broker d'assicurazione si occupa di tante altre cose, dalla consulenza assicurativa alla formazione. Formazione che qua mi trova d'accordo pienamente con l'assessore, col dottor Russo, a cui noi teniamo molto. Perché? Perché dove troviamo sensibilità e attenzione alla formazione nell'ambito di una pubblica amministrazione, noi siamo molto, molto contenti e molto, molto soddisfatti di questo. Perché? Perché oggi riteniamo la problematica assicurativa ormai un argomento di quotidianità, e spesso e volentieri le comunicazioni vengono distorte e non vengono ben comprese. Quindi quando c'è un'amministrazione che vuol rendere partecipi i propri dipendenti, i propri funzionari, ha dei concetti basilari ma di fondamentale importanza, ci trova sicuramente d'accordo e propensi nell'organizzare queste giornate formative. Giornate formative perché? Perché noi con il Comune di Lecco, nell'ambito del nostro progetto tecnico che abbiamo presentato all'ente, non si esaurisce con questa giornata, che speriamo possa essere di vostro gradimento, ma è un programma di almeno 3 giornate all'anno per tutto il periodo del nostro mandato, quindi che coinvolgeranno ovviamente su
condivisione degli uffici comunali anche altri comparti, questo per dare un supporto non soltanto conoscitivo ma anche operativo, perché ognuno di voi presumo si possa occupare di una parte, magari, o possa essere interessato di una parte di quelle che sono le problematiche assicurative. Detto questo, io mi taccio, passerò la parola alla dottoressa Ferrari, che inizierà questa giornata formativa. Chiudo soltanto dicendo che c'è la possibilità per chi lo vorrà nel fare delle domande, e se riusciremo vi daremo sicuramente delle risposte, in alternativa le risposte ve le daremo, le faremo seguire all'ufficio del dottor Russo. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Sì, vorrei solo precisare che avete un tasto DR, domande e risposte, che è a vostra disposizione. Noi prendiamo nota e cercheremo di dare le risposte o al momento o tutte a fine presentazione, o eventualmente ci riserviamo di formulare le risposte individualmente anche successivamente al webinar. Grazie Marco, grazie Ivan. E mi presento, buongiorno a tutti, sono Fabrizia Ferrara. Insieme a Marco Volpe, che è client manager, lavoro nella multinazionale che è Marsh S.p.A. e che ha ampiamente descritto il dottor Menè. Andiamo subito con la roadmap del nostro corso di formazione. Partiremo con i concetti fondamentali dell'assicurazione attraverso appunto il contratto di assicurazione. Seguiremo con un focus delle coperture assicurative del Comune di Lecco e infine faremo una carrellata di tutti quelli che sono le soluzioni e gli impatti assicurativi associati all'emergenza derivanti dal Covid-19. Quindi avremo modo di esplorare insieme argomenti e anche coperture assicurative di nuova entrata nel pacchetto assicurativo del Comune di Lecco, come ad esempio la copertura cyber. In questa prima parte ci avventureremo nel mondo del diritto. Per meglio comprendere il contratto di assicurazione, vi forniremo delle pillole giuridiche per tracciare insieme un quadro generale dell'assicurazione attraverso appunto i suoi concetti fondamentali. Partiamo subito con l'articolo 1882 del Codice Civile. L'assicurazione è un contratto previsto e disciplinato dal codice, appunto all'articolo che potete visualizzare nella slide di fronte a voi. L'articolo 1882 definisce l'assicurazione come un contratto grazie al quale un soggetto, dietro al pagamento di un premio, ovvero una somma di denaro, si tutela contro il rischio che si verifichi un determinato evento dannoso, ovvero il cosiddetto sinistro. L'articolo poi è molto ampio, ma possiamo vedere che fa una macro distinzione tra due famiglie di assicurazione molto grande, ovvero le assicurazioni danni e le assicurazioni vita, che avremo comunque modo di approfondire durante il corso del webinar, in particolar modo sull'assicurazione danni. Lascio la parola a Marco per introdurre dei concetti fondamentali del contratto assicurativo. Sì, buongiorno, io sono Marco Volpe, sono il responsabile del servizio per Marsh e insieme al dottor Memè che vi offre il servizio come Morgan. No, volevo solo aggiungere sul contratto di assicurazione che è un contratto consensuale, nel senso che ci vuole un'adesione e ad effetti obbligatori. È un contratto aleatorio, questo è un concetto importante perché il contratto aleatorio introduce il concetto di rischio. Infatti l'alea è l'elemento essenziale affinché ci sia il contratto di assicurazione, e vedremo più avanti
che è onere dell'assicurando descrivere il rischio. Quindi questo è molto importante, perché se il rischio non è mai esistito o cessa prima della conclusione del contratto, è nullo. Vedremo questi concetti uno alla volta. Il rischio può cessare nel corso dell'esecuzione del contratto, il rischio non è identificato o identificabile, o il rischio si modifica durante il contratto. E stavo dicendo, quindi, consensuale, aleatorio, oneroso. Ovviamente è un contratto oneroso perché ognuna delle parti vuole trarre un profitto dal contratto di assicurazione. Un profitto l'assicuratore, ma un profitto anche l'assicurato nel caso del sinistro. E è un contratto ad esecuzione continuata, quindi dura, è un contratto di durata per il quale è richiesta la forma scritta ad approbationem. E quindi abbiamo il contratto di assicurazione contro i danni, che è una funzione indennitaria, e un contratto di assicurazione sulla vita, che è una funzione diversa, di tipo previdenziale e non indennitaria. Mi soffermo solo un attimo sul concetto di premio di assicurazione, che è stato citato nell'articolo 1882 del Codice Civile, perché questa è un'accezione piuttosto singolare. Vi racconto un aneddoto. Una mia amica, scusate ma è vero, non è un fatto inventato, ha ricevuto l'avviso di scadenza della polizza nella casella postale, apre la scadenza e dice: il tuo premio sta scadendo. È andata all'agenzia di assicurazioni chiedendo: scusate, ma il mio premio dov'è che sta scadendo? Evidentemente il concetto di premio non è il concetto di premio che abbiamo normalmente, perché in ambito assicurativo il termine prende un po' un gusto amaro, no? Che ogni esborso di denaro. L'origine del premio assicurativo, del premio assicurativo ha due accezioni. Io propendo per la seconda, ma c'è una buona convinzione che un'assicurazione ogni volta che stipula un contratto sta scommettendo che non avverrà mai e si assume un rischio. Chi si assume il rischio viene premiato. E questo è il curioso termine premio, quindi in base alla teoria dell'utilità. Io sono più dell'idea che sia dall'etimologia di pre-emere, quindi prendere prima, perché dal latino pre, prima, emere, prendere, significa ciò che si è preso prima. Infatti il premio assicurativo viene pagato prima della prestazione. Quindi questo caratterizza l'elemento sinallagmatico del contratto di assicurazione, ovvero il fatto che sia una prestazione da entrambe le parti, anche se la prestazione dell'assicurato viene prima, ma comunque caratterizza lo stesso la prestazione corrispettiva. Questo era solo per inquadrare un attimo il concetto di contratto di assicurazione. Lascerei la parola alla dottoressa Ferrara per continuare con gli articoli del Codice Civile. Sì, grazie mille Marco. Continuiamo con la carrellata dei nostri articoli, ma ci soffermiamo sugli elementi strutturali del contratto. Come ampiamente descritto il dottor Volpe, abbiamo come primo elemento strutturale il premio. Un premio che è pagato dal contraente, posto quindi a carico dell'assicurato, per l'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere una somma di denaro
al verificarsi di un determinato evento, il cosiddetto sinistro. Il premio che viene pagato per il trasferimento di un rischio connesso ad un evento futuro ed incerto. In pratica serve a trasferire sull'assicuratore il rischio finanziario derivante da un determinato evento. Andiamo quindi a sviscerare tutti questi elementi fondamentali del contratto, partendo appunto dal rischio. Il rischio è un elemento fondamentale, infatti la sua assenza provoca la nullità del contratto di assicurazione. Questo è quanto stabilito dall'articolo 1895 del Codice Civile. Nel caso in cui il rischio non sia mai esistito o sia cessato di esistere prima della conclusione del contratto, il contratto di assicurazione è nullo. Questo è quanto stabilito dall'articolo del Codice Civile. È una situazione in cui il contratto non produce effetto fin dal giorno in cui è stato firmato. Un esempio può essere la stipulazione di una polizza RC auto, ma su un veicolo in realtà non esistente. È un esempio fraudolento, ma ci fa capire l'inesistenza del rischio che porta alla nullità del contratto. È molto importante anche come il rischio venga descritto durante la stipula del contratto di assicurazione. L'assicuratore deve appunto assicurare un rischio e per poterlo fare ha bisogno di tutte quelle informazioni necessarie per poterlo appunto valutare correttamente. Tali informazioni sono in possesso solamente del contraente, che se non fornisce in maniera corretta le informazioni rilevanti, rende molto difficile l'assicuratore svolgere banalmente il proprio lavoro, ovvero identificare il rischio e valutare appunto il giusto premio. Sì, Fabrizia, mi intervengo un attimo. No, volevo solo introdurre i concetti di quali sono i soggetti che che hanno la loro parte nel contratto di assicurazione. Noi abbiamo l'assicuratore, il contraente, l'assicurato e il beneficiario, che potrebbero essere tutti soggetti diversi. Potrebbe essere che il contraente e l'assicurato sono la stessa figura, la stessa persona, ma potrebbe essere, come nel caso della polizza, ad esempio, incendio del comune di Lecco, che il comune è contraente, è assicurato e contraente. In una polizza vita, ad esempio, potrebbe essere contraente il genitore e assicurato il figlio o beneficiario, in caso scadenza contratto previdenziale, il figlio all'età maggiore, quando diventa maggiorenne. Quindi contraente, assicurato e assicuratore e beneficiario sono figure diverse. E la dichiarazione la fa il contraente, quindi non possiamo dare, tra virgolette, la colpa all'assicuratore se ciò che è assicurato non corrisponde alla realtà, perché la dichiarazione del valore e della descrizione del bene assicurato la deve fare il contraente. Prego, Fabrizio. Sì, grazie mille Marco. Queste dichiarazioni che appunto vengono fatte dal contraente per consentire all'assicuratore di identificare il rischio e valutare appunto il giusto premio. Al fine di eliminare questa possibile simmetria informativa e per facilitare la valutazione dei rischi da parte dell'assicuratore, il Codice Civile contiene due disposizioni ad hoc, rispettivamente gli articoli 1892 e 1893 del Codice.
che legiferano in materia di dichiarazioni inesatte e reticenti. Un esempio, nel caso in cui il contraente abbia dichiarato delle dichiarazioni false o inesatte all'assicuratore. L'articolo 1892 del codice disciplina il caso in cui il contraente abbia fornito all'assicuratore delle dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa grave. Condizioni quindi in cui l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto se avesse conosciuto tali dichiarazioni. Questa casistica porta ovviamente all'annullamento del contratto. Un'impugnativa da parte dell'assicuratore che può essere fatta entro 3 mesi. I sinistri, quindi il verificarsi, come abbiamo detto, di eventi dannosi, non sono più indennizzabili, il che significa che l'assicuratore non sborserà banalmente nulla per il pagamento di questi sinistri, questi eventi dannosi. Il contraente, nonostante la dichiarazione di fatti inesatti o dichiarazioni reticenti, è comunque tenuto a pagare il premio in corso. Continuiamo con l'articolo 1893, similare all'articolo precedente, ma che in realtà disciplina una situazione diametralmente opposta, ovvero il caso in cui le dichiarazioni inesatte e reticenti vengano fatte dal contraente senza dolo o colpa grave. Ciò non porta, come nel caso precedente, all'annullamento del contratto, ma comunque l'assicuratore, per tutelarsi, può recedere dal contratto assicurativo entro 3 mesi. I sinistri, a differenza del caso precedente in cui non erano indennizzabili, in questo caso sono indennizzabili, quindi l'assicuratore pagherà una determinata somma di denaro al verificarsi del danno, questi sinistri bene sono indennizzabili solamente parzialmente. Continuando quindi a sviscerare la definizione di rischio e la descrizione che il contraente è tenuto a fare, arriviamo ad altri due concetti essenziali, ovvero la diminuzione e l'aggravamento del rischio. Ovviamente anche qui abbiamo due fantastici articoli che sono l'articolo 1897 per la diminuzione del rischio e 1898 per l'aggravamento del rischio. Queste due situazioni sono delle situazioni in cui il rischio cambia nei suoi elementi strutturali e ciò potrebbe comportare ad una diminuzione o ad un aumento del premio da parte dell'assicuratore. Come abbiamo detto, il contraente è sempre tenuto a comunicare situazioni inerenti al rischio all'assicuratore. Vi è quindi una facoltà di avviso all'assicuratore che potrebbe anche diminuire il premio con decorrenza della scadenza successiva. L'assicuratore però, una volta che ha valutato tutte queste condizioni di diminuzione del rischio, viene tutelato perché può sempre recedere dal contratto. L'articolo 1898 disciplina invece il caso in cui ci sia un aggravamento del rischio. Abbiamo due situazioni. Se tale aggravamento, e per aggravamento intendiamo delle situazioni in cui vi è un aumento del rischio, sono quindi delle situazioni che, se fossero esistite fin dall'inizio, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto. L'assicuratore può recedere dal contratto con efficacia immediata. I sinistri invece non saranno indennizzabili. Situazione opposta invece,
ma similare, è se tale aggravamento del rischio fosse esistito fin dall'inizio. L'assicuratore avrebbe concluso il contratto, quindi avrebbe stipulato il contratto assicurativo, ma a delle condizioni differenti. Facendo un esempio, avrebbe stipulato il contratto assicurativo, però con un aumento del premio. Ovviamente, come abbiamo già detto, se il rischio aumenta, aumenta anche il premio di assicurazione che il contraente è tenuto a pagare. Nel caso in cui il rischio, l'aggravamento del rischio fosse esistito sin dall'inizio, ma l'assicuratore, ad esempio, avesse deciso di aumentare il premio, il nostro amico assicuratore è sempre comunque tutelato, perché anche qui può recedere dal contratto, ma con efficacia dopo 15 giorni. E i sinistri, invece, in questo caso sono indennizzabili parzialmente. Abbiamo dunque affrontato il tema della comunicazione delle informazioni all'assicuratore. Ma cosa succede se le stesse informazioni per determinare la valutazione di un medesimo rischio vengono comunicate a più assicuratori? Può succedere. Infatti il codice disciplina anche due situazioni in particolare sulla coassicurazione, chiamate coassicurazione indiretta e coassicurazione diretta. Per la coassicurazione indiretta, l'articolo 1910 del Codice Civile stabilisce che per lo stesso rischio sono contratte separatamente più assicurazioni. La coassicurazione indiretta è banalmente la presenza di più rapporti assicurativi separati. Quindi abbiamo la sottoscrizione di più contratti con diverse compagnie assicurative, ma queste compagnie assicurative andranno ad assicurare il medesimo rischio. Posso fare Io... Vai Marco, magari. Prego. La coassicurazione indiretta è delicata, perché spesso non ci rendiamo conto che abbiamo in realtà più assicuratori sullo stesso rischio, e siccome c'è un obbligo di comunicare a ogni assicuratore l'esistenza degli altri, e c'è un obbligo di comunicare se succede un sinistro, è abbastanza importante. Faccio un esempio che potrebbe essere abbastanza comune. Chi abita in un condominio ha normalmente un'assicurazione che copre le parti comuni del condominio. Però fra le parti comuni e le parti private non è così facile distinguere quale sia proprietà e oggetto della polizza condominiale, della globale fabbricati, e quale sia oggetto della polizza magari che ha stipulato il singolo condomino. Ad esempio, facendo il mutuo, si fa una polizza normalmente contro l'incendio dell'abitazione. Poi c'è chi estende con altre garanzie. Quindi potrebbe, non so, capitare la rottura di una tubazione d'acqua che crea danni alle parti comuni, e interviene sia la polizza personale stipulata dal singolo condomino, interviene anche la polizza del condominio. Però ovviamente, siccome non si può pagare, essendo una polizza danni di natura indennitaria, un importo maggiore del danno, altrimenti sarebbe un illecito arricchimento, tutti gli assicuratori devono essere avvisati a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, quindi in base alle regole del contratto stipulato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Quindi dovranno poi gli assicuratori, secondo delle regole che si sono dati con l'AIBA, l'Associazione Italiana, con l'ANIA,
scusate, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, si sono date delle regole di ripartizione secondo l'interesse di ciascuno nella copertura assicurativa, di ripartizione del danno. E c'è comunque una diciamo solidarietà nel concetto di ripartizione del rischio, per cui dove un assicuratore non intervenisse, l'altro è tenuto a dare la prestazione anche per l'assicuratore insolvente. La quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. Quindi questo è il concetto di assicurazione indiretta, nel senso che non è fatta contestualmente, ma ogni assicuratore ha fatto un contratto separato, che è diversa, scusa se ti rubo la scena. No, prego, prego, Marco. Che è diversa dalla coassicurazione diretta. La coassicurazione diretta viene stipulata con un unico contratto dove più assicuratori si assumono una quota del rischio. Questo viene fatto normalmente, noi broker lo facciamo normalmente, perché potrebbe trattarsi di assicurare un massimale, un rischio, un limite di indennizzo o una garanzia difficile da piazzare sul mercato assicurativo, dove un solo assicuratore non si vuole assumere l'intero rischio. Allora, dividendo pro quota, un po' a Generali, un po' a Unipol, un po' a Allianz, ognuno si assume la propria quota di rischio e partecipa per tale quota. Però stiamo parlando di un unico contratto a quote determinate fra più assicuratori, con una disciplina con la quale gli assicuratori, i coassicuratori, delegano un assicuratore di riferimento che con la delega assume tutte le azioni anche nei confronti degli altri per la stipula, per la definizione dei sinistri, per l'incasso del premio e via dicendo. C'è un aspetto che non piace molto nella coassicurazione diretta, è l'aspetto della partecipazione pro quota, nel senso che se per ipotesi un assicuratore dovesse fallire, la quota che ha sottoscritto, ipotizziamo il 25% di quota, non viene coperta dagli altri assicuratori, perché ognuno partecipa solo per la propria quota. Allora noi cerchiamo, noi intendo dire come broker, come consulenti, in questo caso del Comune di Lecco, cerchiamo di mettere la clausola di coassicurazione attingendo a quello che è la responsabilità solidale tipica di un'associazione di impresa. Quindi per evitare di far fare agli assicuratori un ATI, un costituirsi in associazione temporanea di impresa per garantire solidarietà nel contratto, noi deroghiamo l'articolo 1911 nell'articolo della coassicurazione che inseriamo nei capitolati di polizza, dicendo che gli assicuratori si assumono la responsabilità solidale anche per le quote non soddisfatte eventualmente dagli altri assicuratori. Quindi questo per sottolineare un pochino anche il ruolo consulenziale che il broker vuole avere nei confronti dei propri assicurati, cercando di fornire in base all'esperienza maturata sul mercato assicurativo, tutti quegli elementi che consentono una tutela più ampia possibile. Quindi, ricapitolando brevemente, assicurazione indiretta, dove ci sono più contratti su uno stesso rischio, coassicurazione diretta dove c'è un unico contratto ma più assicuratori,
E riassicurazione, non so se ne avresti parlato, ma la riassicurazione è quel contratto dove l'assicuratore a sua volta si assicura. Questo perché le esposizioni di massimali importanti, pensiamo al massimale di responsabilità civile che è normalmente dai 3 ai 5 milioni, per più contratti, espone l'assicuratore a esborsi elevatissimi, per cui a sua volta l'assicuratore si riassicura sul mercato della riassicurazione. Di questo aspetto l'assicurato non ne sa niente, perché l'assicurato ha il rapporto con il proprio assicuratore. L'assicuratore ha il rapporto col proprio riassicuratore. Di fatto il mercato della riassicurazione, anche se non visibile dall'assicurato finale, ha una forte incidenza sulla polizza finale, perché se il mercato della riassicurazione, che ha una visuale a livello mondiale, se il mercato della riassicurazione stringe la corda perché non vuole concedere garanzie come il terrorismo o il terremoto o i franamenti, cedimenti e smottamenti, questo perché sono fenomeni che avvengono a livello planetario, e di fatto non concedendo queste garanzie riassicurative al mercato degli assicuratori, a loro volta gli assicuratori non le possono concedere agli assicurati. Quindi la ripercussione è sui singoli assicurati. E il fatto che un fenomeno, magari faccio l'esempio, quando c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, il terrorismo chiaramente è diventato un problema per i riassicuratori, che avendo subito un forte impatto hanno imposto l'esclusione del terrorismo su tutti i contratti di riassicurazione. È evidente che non c'è lo stesso rischio terrorismo a Lecco come a New York, e chiaramente il rischio che accada un fatto del genere ha condizionato tutto il mercato mondiale, sebbene non sia tutto comparabile il rischio. Però la globalità del mercato della riassicurazione fa sì che un problema che si presenta e caratterizza fortemente la sinistrosità dei contratti assicurativi poi va a ripercuotersi sui contratti anche di tutti gli altri paesi interessati dalla riassicurazione. Qui mi taccio e restituisco la parola a Fabrizio. Grazie Marco, abbiamo quasi finito e poi faremo una breve pausa per il caffè. Continuiamo con il premio. Ne abbiamo già parlato nelle slide iniziali, all'articolo 1882 del codice. Il premio, che è la somma di denaro, abbiamo detto, che l'assicurato è tenuto a pagare alla compagnia come corrispettivo delle polizze. Da un lato, ricapitolando, l'assicuratore si assume il rischio che l'evento dannoso si verifichi, ad esempio i risarcimenti di danni a seguito di un incidente, e dall'altro lato però l'assicurato deve pagare un premio per la sicula della polizza. Ma cosa succede se questo premio non viene pagato? Un premio, che dobbiamo ricordare, può essere in un'unica soluzione o addirittura in rate, quindi un pagamento dilazionato nel tempo. Il mancato pagamento porta alla sospensione dell'assicurazione. Dobbiamo distinguere però nel caso in cui venga fatto un unico pagamento o nel caso in cui ci sia il pagamento di rate successive. Nel caso di pagamento in un'unica soluzione o della prima rata del premio, l'assicurazione, come abbiamo detto, resta sospesa fino a che il contraente
paga quanto è da lui dovuto, fino a quando il contraente paga il premio di assicurazione. Caso diverso invece sono per i premi successivi, come dice l'articolo. Per premi successivi si intendono le rate diverse dalla prima, quindi seconda, terza rata. In questo caso il mancato pagamento di queste rate porta alla sospensione dell'assicurazione, ma dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, il che significa che nonostante il mancato pagamento del premio, l'assicurazione resta in essere per 15 giorni, dopodiché avremo la sospensione della copertura. Il nostro amico assicuratore anche qui è tutelato, può agire con un'azione giudiziaria entro 6 mesi, ma l'assicurato ha sempre l'obbligo di pagare il premio, quindi l'obbligo di pagamento del premio, e inoltre deve, nel caso in cui ci sia stata un'azione giudiziaria da parte dell'assicuratore, deve rimborsare eventualmente anche le spese giudiziarie. Qui lascio la parola a Marco su questa parte. Non so se introdurre, se abbiamo tempo, brevemente anche il concetto di prescrizione. Sì, magari parliamo un attimo della prescrizione, già che hai parlato del premio, e poi facciamo la pausa e riprendiamo. Ci beviamo un caffè e riprendiamo. Sì, il concetto di diritto al pagamento delle rate di premio introduce anche il concetto della prescrizione, perché il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Ma gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione, quindi anche e soprattutto il pagamento dei sinistri, la denuncia dei sinistri, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Questo era un anno prima, nel 2008 è stato modificato in 2 anni e questo è chiaramente un grosso vantaggio per gli assicurati soprattutto per quelli definiti consumatori. E ad esclusione dei contratti sulla vita, i cui diritti si prescrivono in 10 anni. E la comunicazione all'assicuratore, quindi nella responsabilità civile, però il termine da cui decorre il diritto è il giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso un'azione verso questo. Quindi facciamo un esempio. Un incendio o un evento atmosferico, quindi una polizza diretta, io ho assicurato, ho tempo 2 anni, dopodiché è prescritto il mio diritto per fare qualunque richiesta all'assicuratore che ha la polizza in corso. Dobbiamo dire però che la denuncia del sinistro da codice civile va fatta entro 3 giorni. Quindi io vengo a conoscenza dell'incendio che è accaduto al mio magazzino, alla mia abitazione. Dentro 3 giorni devo fare denuncia al mio assicuratore. Normalmente, come dicevo, noi cerchiamo di derogare in maniera più vantaggiosa nei confronti dei nostri assicurati, degli assicurati, i nostri clienti, e quindi introduciamo termini più lunghi per poter fare la denuncia. Dai 3 giorni la portiamo a 15, a volte addirittura a 30 giorni. Quindi vuol dire che l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 15 o 30 giorni. Il fatto però che non lo faccia non perde il diritto alla denuncia del sinistro, perché comunque i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni.
Cosa succede però dai 15 giorni ai 2 anni? Succede che l'assicuratore può avanzare dei pregiudizi per il fatto che la denuncia è stata tardiva. Ad esempio, non può non vedere il sinistro, i residui del sinistro, può non poter fare un'ispezione per verificare cosa è successo effettivamente mandando un perito. Può, no, nel caso di costituzione in giudizio, può essere, questo nell'ambito di responsabilità civile, può essere avvisato troppo tardi per potersi costituire. Quindi l'assicuratore avanza un pregiudizio nei confronti dell'assicurato per il fatto di aver avuto la denuncia tardiva. Quindi la differenza fra denuncia tardiva e prescrizione è solo nel maggior pregiudizio causato all'assicuratore. Però il diritto a denunciare rimane. Quindi, per riepilogare i termini di prescrizione, in tutti i rami di assicurazione, ad eccezione della responsabilità civile, i diritti dell'assicurato nei confronti dei suoi assicuratori si prescrivono in 2 anni dalla data del sinistro. Questa prescrizione può essere interrotta. Quindi, se io non ho ancora concluso tutto l'iter di definizione del mio sinistro, con una raccomandata indirizzata all'assicuratore esprimo chiaramente la volontà di essere risarcito e chiedo altri 2 anni di tempo. Dopodiché, se non lo ripeto, si prescriverà il diritto. Nell'assicurazione della responsabilità civile i 2 anni decorrono non dalla data del sinistro, ma dalla data in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento. Ciò significa che da tale data l'assicurato ha ancora 2 anni di tempo per denunciare il sinistro, sempre salvo per gli assicuratori il diritto di eccepire pregiudizi. Ecco, qui non c'è bisogno di interrompere termini di prescrizione, perché una volta denunciato il sinistro in RC la prescrizione rimane sospesa. E nei sinistri da circolazione stradale il diritto a richiedere il risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni dalla data del sinistro, e anche qui può essere rinnovato. Nel caso di lesioni personali o morte si applicano i termini di prescrizione del codice penale, e quindi da 2 a 10 anni. Ok, sappiate comunque che il nostro ufficio sinistri diligentemente provvede all'interruzione dei termini di prescrizione su tutti i sinistri che il Comune ci denuncia ed per i quali provvediamo ad inviare in automatico l'interruzione della prescrizione agli assicuratori fino a quando il sinistro non è definito. E a questo punto sono le 10:30, potremmo fare una breve pausa per un caffè. Quanto facciamo da... Sono russo, facciamo... Sono le 9 e le 10:30, ci vediamo qui alle 10:45. Perfetto. Grazie, okay. Grazie. Arrivederci, a dopo. Dopo l'ora. Grazie, a dopo. Ah. Grazie, grazie. A questo punto il caffè è legato con l'assicurazione, abbiamo capito. Sì, sì, è assolutamente. Ma io immagino... tutto da un caffè. C'è ancora... Ok, buongiorno a tutti, riprendiamo, se avete fatto una pausa possiamo riprendere. Quindi, giusto per finire il discorso degli articoli del Codice Civile, l'importanza di, stiamo parlando di assicurazione a cose, quindi contro i danni, il
valore di quello che vogliamo assicurare, che dichiariamo che vogliamo assicurare, deve essere stabilito al tempo del contratto e non può avere un valore superiore a quello reale, perché potrebbe esserci un illecito arricchimento e quindi siamo in campo doloso e penale. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro, questo l'abbiamo visto, lo citavo anche per quanto riguarda la coassicurazione della polizza del fabbricato con la polizza del condomino. Un esempio tipico potrebbe essere la vostra auto. Quando fate la polizza auto, normalmente gli date un valore per le garanzie come furto, incendio, eventi atmosferici. Al rinnovo annuale, il valore della vettura diminuisce. L'assicuratore potrebbe non adeguarvelo. È vostro interesse dire l'auto non vale più 20.000 euro, ne vale 15.000, assicuriamola per 15, perché se voi l'assicurate per 20 anche l'anno successivo, non vi risarciscono 20, vi risarciscono 15, perché non potete avere un risarcimento maggiore del valore delle cose assicurate. E un'altra cosa importante e non assicurare meno del valore della cosa assicurata, perché l'assicurazione chiamata assicurazione a valore intero, in caso di assicurazione applica la regola proporzionale. C'è una formula che gli assicuratori applicano. Praticamente, se il danno effettivo è se la somma assicurata al momento del sinistro è inferiore al valore effettivo del bene, l'assicuratore risarcisce in proporzione alla differenza fra la somma assicurata e il valore reale. Quindi se io assicuro per 50 qualcosa che vale 100 e quindi pago per 50 il premio, l'assicuratore poi mi risarcisce nella proporzione da 50 a 100, quindi mi dà il 50% del danno che io reclamo. Se la sovrassicurazione è dolosa, cioè io l'ho fatta per un illecito arricchimento, il contratto non è valido. Se l'assicurazione più alta è non dolosa ma involontaria, il contratto è valido ma fino alla concorrenza del valore reale. Come vi stavo dicendo, l'auto assicurata per 20.000 euro, che ne vale 15, chiaramente non è doloso, però mi danno 15, non mi danno 20, giusto per chiarire il concetto. Mi dispiace perché in questi webinar non abbiamo la percezione se siamo chiari, se i concetti sono stati spiegati in maniera corretta e manca il feedback. Quindi vi prego di fare delle domande e che provvederemo a darvi risposta tramite l'apposito pulsante DR che trovate sul monitor in basso. E così abbiamo anche la percezione se tutto sta andando bene, insomma. Chiaramente è ben diverso quando in aula si riesce ad avere un'interazione con i partecipanti. Quindi andrei velocemente avanti per parlare delle coperture assicurative del Comune di Lecco. Quindi finiamo con questa parte puramente teorica e parliamo un attimo delle polizze assicurative del Comune di Lecco. La polizza a rischi nominati e la polizza on risk. Sì, perché qui cominciamo a parlare
e delle polizze inerenti al patrimonio. Quindi quelle che vengono chiamate in inglese le polizze property, cioè che interessano la proprietà, il patrimonio. Ci sono polizze a rischi nominati e polizze on risk. La differenza che è stata introdotta nel mercato anglosassone è la polizza a rischi nominati è la cosiddetta polizza incendio, ad esempio, quella che normalmente si stipula per proteggere dall'incendio, ma non solo. Negli altri rischi nominati c'è gli eventi atmosferici, il fenomeno elettrico, la rottura di tubazioni, lo spargimento d'acqua e via dicendo. Questa è la tipologia di polizza a rischi nominati, dove vengono elencati i rischi assunti dall'assicuratore. Quindi i rischi che non sono nominati non sono coperti, quindi rimangono a carico dell'assicurato. Noi abbiamo introdotto nel mercato italiano la polizza on risk, che inverte la situazione. In pratica la forma di copertura e tutti i rischi sono compresi ad eccezione delle esclusioni specificatamente riportate. Chiaramente questo inverte anche l'onere della prova. Mi devi dimostrare tu che il rischio non era compreso. E non sono più io a doverti dimostrare che fra i rischi nominati c'è anche la garanzia che io intendo, della quale intendo avvalermi. Quindi nella polizza on risk che copre il patrimonio del comune di Lecco assicuriamo in due macro aree i fabbricati e il contenuto, in due macro categorie. I fabbricati inteso come la definizione di polizza, tutto ciò che sono le costruzioni, gli immobili e nell'altra voce, nell'altra macro categoria, che praticamente ricomprende tutto ciò che non sono i fabbricati, viene chiamato il contenuto. L'assicurazione dei fabbricati viene fatta valorizzandole col valore a nuovo. Praticamente bisogna assicurare il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato con esclusione del valore dell'area. E quindi non si parla di valore commerciale. Anche voi, quando fate la polizza di assicurazione del vostro fabbricato, del vostro immobile, del vostro appartamento, della vostra villa unifamiliare, l'assicuratore non vi assicura il valore commerciale. Quindi che sia in centro o che sia in periferia, si differenzia solo per gli oneri di ricostruzione, se sono più o meno alti. Ma quello che l'assicuratore assicura e paga è il valore di ricostruzione con nuovo fabbricato, in caso di danno totale ovviamente, che abbia le stesse caratteristiche. Per il contenuto, cioè tutto ciò che non è fabbricato, invece il valore assicurato è il costo di rimpiazzo con altre equivalenti, quindi scrivania. E la assicuro, la scrivania mi viene sia assicurata che pagata con il valore che ha lo stesso bene, lo stesso oggetto, rimpiazzato con un altro di pari prestazione. Ok, io passerei velocemente a parlare invece della polizza di responsabilità civile verso terzi. Questa polizza ha una importanza fondamentale nell'ambito del pacchetto assicurativo, oltre ad essere la più cara, ma è importante perché la polizza di responsabilità civile tutela il patrimonio dell'assicurato. Questo è un grosso concetto da tenere presente. La polizza di responsabilità civile verso terzi non tutela i terzi, tutela l'assicurato. E cosa tutela? Il patrimonio dell'assicurato.
Quindi in pratica, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Quindi questa traslazione dall'assicurato all'assicuratore fa sì che l'assicurato sia tenuto indenne. Questo è molto importante, perché la compagnia a quel punto si interfaccia con il terzo danneggiato cercando di tenere indenne il proprio assicurato, agendo nel modo che ritiene più opportuno, ma assumendosene anche gli oneri. Faccio un esempio. Arriva una richiesta di risarcimento danni da un terzo reclamante un danno che ha subito. Io, assicurato, faccio la denuncia di sinistro al mio assicuratore, l'assicuratore decide che non ritiene responsabile me, che sono assicurato, pertanto non risarcisce il terzo responsabile, il terzo reclamante, il quale a sua volta, non soddisfatto, mi cita in giudizio. Quindi cosa succede? Siccome io vengo tenuto indenne dall'assicuratore che assume il ruolo di mio assicuratore nell'avvertenza, avendo l'assicuratore deciso di non costituirsi in giudizio, di non risarcire il terzo, si assume anche l'onere di costituirsi in giudizio a mio nome, assumendosi i costi del giudizio e assumendosi l'alea del rischio che poi il giudice mi dia ragione o mi dia torto. Quindi questo è un ruolo veramente importante della polizza di responsabilità civile. E la responsabilità civile, la polizza si divide in due macro sezioni. Nella sezione responsabilità civile verso terzi e nella responsabilità civile verso i propri dipendenti, cosiddetti prestatori d'opera. Quindi tiene indenne l'assicurato comune, in questo caso di Lecco, quindi nel suo ruolo di datore di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare, sempre quale civilmente responsabile, verso i prestatori d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. Questo assume, anticipo brevemente un argomento che verrà trattato poi più avanti, e ad esempio nell'impatto che questa pandemia del coronavirus sta avendo anche nei confronti dei lavoratori che potrebbero essere infettati per una mancanza del proprio datore di lavoro nelle misure di prevenzione. Per cui, essendoci una responsabilità, si potrebbe configurare che il datore di lavoro sia tenuto a pagare il prestatore d'opera per le conseguenze dell'infortunio. Quindi abbiamo detto le due macro aree, responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori. L'articolo 1917 del Codice Civile è quello appunto che tratta il concetto della polizza di responsabilità civile. E l'assicurazione, conviene leggerla perché questa è fondamentale, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza di durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto, esclusi i fatti dolosi.
Andiamo avanti con le slide. E io inserirei un concetto ulteriore. Quindi abbiamo l'assicuratore, l'obbligo contrattuale di indennizzo, l'assicurato responsabile, l'obbligo di legge di risarcire il danno e il terzo danneggiato. Questi sono i soggetti giuridici del contratto di assicurazione di responsabilità civile. E siccome l'assicuratore deve sostenere dei costi per tutelare il proprio assicurato anche in giudizio, l'articolo 1917, al terzo comma, introduce un concetto importante che è quello delle spese legali. Praticamente le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, dicevo prima, il danneggiato non soddisfatto cita in giudizio l'assicurato e quindi l'assicuratore, perché viene chiamato dall'assicurato, il codice civile dice che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale. E praticamente se io ho un massimale di responsabilità civile da 1 milione, 250.000 euro in aggiunta al milione sono a disposizione dell'assicuratore per le spese che dovesse assumere per legali, per periti, per tutto ciò che l'assicuratore deve sostenere. Facciamo un esempio con la clausola delle vertenze legali, gestione delle vertenze legali, che trovate in tutte le polizze di assicurazione. No, volevo introdurre il concetto, siccome parla nel tempo dell'assicurazione, il concetto del regime temporale della polizza, no? Perché noi dicevamo un sinistro avvenuto nel tempo dell'assicurazione. Questo è un concetto che ci terrei ad affrontare e approfondire un attimo. Credo che abbiamo compreso il danno diretto, il danno a terzi. Vediamo il periodo temporale di polizza nell'assicurazione contro i danni. Nella responsabilità civile, l'evento dannoso, facciamo l'esempio tipico del sinistro più frequente nella polizza di responsabilità civile degli enti territoriali, del comune in questo caso. Il sinistro dovuto a insidie del manto stradale, quindi la buca, l'automobilista o il motociclista che passa sulla strada comunale e cade o rompe la vettura per la buca. L'evento dannoso, il sinistro, è il momento in cui la vettura la ruota nella buca. E questo identifica un regime temporale chiamato, con un termine anglosassone, il regime loss occurrence, cioè il momento in cui avviene l'evento. La richiesta di risarcimento tiene indenni i sinistri denunciati durante la durata della polizza derivante da eventi occorsi non prima della decorrenza della polizza. Però se la richiesta di risarcimento avviene fuori da questo periodo, non è coperto l'evento. Quindi ipotizziamo che mi arriva una richiesta di risarcimento nei termini di 5 anni, parlavamo di prescrizione, no? Il terzo danneggiato ha 5 anni di tempo per chiedermi danni. Allora, dopo 4 anni e mezzo,
mi arriva una richiesta di risarcimento. Perché io mi sono fatto male, cadendo con la bicicletta, 4 anni fa. La richiesta mi arriva, io devo andare a interessare il mio assicuratore che aveva la polizza nel momento in cui è accaduto il sinistro, cioè quando io sono, quando il terzo danneggiato è caduto con la bicicletta. Quindi devo andare a trovare l'assicuratore che 4 anni fa aveva la polizza con me, poi nel frattempo può essere cambiato, ma è quell'assicuratore che risponde perché la polizza è in regime loss occurrence. Però ha creato grossi problemi agli assicuratori, perché nel momento in cui finisce un anno fiscale, loro vorrebbero, come tutti, chiudere un bilancio e sapere che quali sono state le entrate e quali sono state le uscite. Ma se io mi tengo in pancia tutte le possibili uscite che avrò per effetto dei sinistri che non mi hanno ancora denunciato e che per ancora 5 anni, e se sono di natura contrattuale o penale potrebbero essere anche di più, ma comunque almeno per 5 anni successivi al termine della polizza, io posso avere richieste di risarcimento. Ma i 5 anni avvengono dal momento in cui il terzo danneggiato si accorge di aver subito il danno. Questo, faccio un esempio proprio eclatante, pensate in ambito sanitario, una trasfusione. Io faccio una trasfusione, quindi la faccio oggi. Fra 10 anni questa trasfusione mi causa una epatite. Io mi accorgo fra 10 anni di aver avuto l'epatite, e ho ancora 5 anni di tempo da quando me ne sono accorto per chiedere il risarcimento. Quindi al 14° anno, al 15° anno chiedo il risarcimento. Io assicurato, in questo caso potrebbe essere un'azienda sanitaria, devo andare a chiamare in causa l'assicuratore che 15 anni prima aveva con me la polizza di responsabilità civile verso terzi. Quindi quell'assicuratore che ha chiuso quel bilancio 15 anni fa è ancora soggetto a una richiesta di risarcimento perché era assicuratore 15 anni fa nel momento in cui è avvenuta la trasfusione. E il danneggiato se ne è accorto dopo 10 anni e ha 5 anni di tempo per formulare la richiesta di risarcimento. Allora che cosa è avvenuto? Il mercato anglosassone ha introdotto la clausola claims made. Vuol dire che la richiesta di risarcimento non è più il sinistro, non è più l'evento dannoso, ma la richiesta di risarcimento. Quindi nel caso che ho fatto prima, l'assicuratore che viene coinvolto per pagare, per al quale denunciare il sinistro, per pagare evento dannoso, non è quello esistente al momento della trasfusione, ma è quello esistente al momento della richiesta di risarcimento. Queste riguarda le polizze in regime claims, tipicamente quelle del mercato anglosassone, quindi a parte tutte le polizze del mondo sanità che sono tutte in regime claims, ma le polizze, quella cosiddetta RC patrimoniale, ma anche le polizze di tutela legale. Qui si introduce il concetto di retroattività, periodo di copertura e postuma. Come potete vedere dalla slide, se io faccio una polizza in regime claims made, trattandosi di coprire una richiesta di risarcimento che mi perviene durante il periodo di decorrenza della polizza, la polizza mi deve coprire sì la richiesta di risarcimento, ma per un evento avvenuto non più dalla data di effetto della polizza, ma per forza in un periodo precedente.
Quindi state bene attenti quando stipulate una polizza in regime di claims made, perché il claims made puro prevede che la richiesta avvenga durante il periodo di efficacia della polizza e si riferisca a un evento nel periodo di efficacia della polizza. E questo è praticamente impossibile, perché fino a quando avviene il fatto e produce un danno e avviene la richiesta di risarcimento, la polizza probabilmente non è più attiva e non risponderà. Quindi dobbiamo stipulare delle polizze in regime claims che abbiano sì la copertura per la richiesta di risarcimento, ma per un fatto avvenuto nel periodo precedente. Quindi va comprata una retroattività. Più lunga è la retro, migliore è la polizza. Quindi io oggi ricevo una richiesta di risarcimento, devo denunciarla all'assicuratore che ho oggi. E devo avere una retroattività perché deve riferirsi a un periodo in quale l'evento è avvenuto. Qui richiamo l'attenzione e introduco un concetto che non è di questo corso, ma magari lo tratteremo in una prossima sessione di formazione che riguarda le polizze personali dei dipendenti, dei funzionari e degli amministratori, che è la polizza per colpa grave. Quella è una tipica polizza che presta solo il mercato anglosassone e che è in regime claims. Quindi devo stare molto attento, perché io devo avere la polizza nel momento in cui mi arriva la richiesta di risarcimento. Non importa se io non ho avuto la polizza per 20 anni in passato, purché non mi sia mai pervenuta una richiesta di risarcimento. L'importante è che quando arriva la richiesta, io ho la polizza sulla quale denunciare il sinistro che copra il fatto avvenuto in precedenza alla decorrenza della polizza e quindi nell'ambito della retroattività. Faccio un esempio. Io, dirigente, e firmo una determina che produca un danno a qualcuno, la determina la firmo oggi. Il danno questo terzo lo percepisce, lo realizza, verifica il pregiudizio economico subito fra 3 anni, a quel punto mi fa una richiesta danni. Io ricevo la richiesta danni, ma non ho più la polizza, perché nel frattempo non mi sono più assicurato, perché magari ho cambiato incarico, ho cambiato ente, non sono più dirigente, sono andato banalmente in pensione. Mi arriva la richiesta danni, non ho la polizza in quel momento perché ce l'avevo nel momento in cui ero attivo. Purtroppo non sono coperto, perché nel regime temporale claims made sono coperto dalla polizza che vige nel momento della richiesta di risarcimento. Quindi riprenderemo questo concetto, adesso lo abbiamo accennato, molta attenzione al periodo temporale, al regime temporale delle polizze di responsabilità civile, in particolare la loss occurrence è la polizza che copre dando come sinistro, identificando come sinistro il momento in cui è avvenuto il fatto, ed è la tipica polizza di responsabilità, quella che copre, che ad esempio il Comune di Lecco ha per la responsabilità verso terzi, per l'attività, quindi per le buche delle strade, ad esempio. La polizza in loss, in claim, la polizza che invece identifica come sinistro la richiesta di risarcimento. Quando doveste andare in pensione, comprate la postuma. Cosa vuol dire? Comprate un periodo di ultraattività della polizza nel quale potete denunciare un eventuale sinistro che vi pervenga dopo la fine dell'attività lavorativa. Perché qui c'è forse
ancora presente l'assessore, è una cosa che è abbastanza tipica, che la Giunta si assicuri fino a quando è in carica, quando dovesse non essere più in carica, la prima cosa che viene da pensare è: non sono più in carica, non mi assicuro più. Però se io non ho una postuma, gli atti che ho deliberato nel periodo di vigenza possono produrre danni nel periodo successivo, o quantomeno possono produrre richieste danni nel periodo successivo che mi vengono notificate quando io non ho più la polizza. Per cui comprate la postuma, questo è il messaggio. Andiamo avanti. La polizza RC patrimoniale è una tipica polizza in regime claim. Dunque, stavo leggendo una domanda, però rispondiamo dopo. Quindi la polizza di responsabilità civile patrimoniale complemento della polizza di responsabilità civile verso terzi generale, perché come macro differenza la polizza RCT copre per i danni materiali, quindi lesioni a persone e danni a cose causati involontariamente a terzi nell'esercizio dell'attività. La polizza RC patrimoniale copre per tutto il resto, quindi il pregiudizio economico subito dal terzo che non sia una conseguenza di un danno materiale, quindi non una lesione, non a persone, non un danno a cose. Per fare un esempio, la polizza RCT copre la buca, la rottura dell'auto, della vettura, a seguito di una caduta in una buca sulla strada, quindi danno materiale a terzi, alla vettura o alla persona, quindi lesione. Per fare un esempio invece di pregiudizio economico non derivante da un atto materiale, ipotizziamo una delibera, una determina, una che crei un pregiudizio economico. Io non so, non do un'autorizzazione a un supermercato di mettere un nuovo punto vendita e faccio un errore in questo, e questo errore crea un importante pregiudizio economico al supermercato perché non produce i ricavi sperati per colpa di un errore che ho nell'autorizzazione che gli ho fatto o non gli ho fatto, mi chiedi danni. Ma questo non è un danno materiale. Ho fatto semplicemente un atto. Questo atto quindi viene coperto dalla polizza RC patrimoniale che, come dicevo, copre i pregiudizi economici a terzi, non deriva un fatto materiale. E andiamo avanti. La copertura però prevede una sezione dedicata anche al personale tecnico, quindi c'è una precisa deroga ai danni materiali che vengono ricomprese nella sezione condizioni addizionali e modifiche relative all'estensione della responsabilità per le attività tecniche. In pratica, oltre a tutte le coperture previste per le figure amministrative, che valgono anche per le figure tecniche, vengono ricomprese anche le perdite patrimoniali per i danni materiali, e qui è la deroga, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti ed omissioni, ovviamente,
delle quali deve rispondere l'assicurato, connessi all'esercizio dell'attività di dipendenti tecnici. E qui per dipendenti tecnici è quello che definisce, è definito dal codice appalti, insomma. Progettista, verificatore, direttore lavori, direttore operativo, tutte le figure tecniche, ispettore di cantiere, collaudatore e via dicendo. Questa polizza ha una forma in claims, come dicevamo, una retroattività al 30 giugno 2007. E questa la teniamo valida da tempo ed è più che sufficiente perché dovesse arrivare una richiesta di risarcimento adesso per un fatto compiuto antecedente al 2007 sarebbe probabilmente. Quindi non ce n'è bisogno di avere una copertura assicurativa con una retroattività maggiore. E sono compresi le perdite patrimoniali conseguenti all'inidoneità delle opere, ai danni alle opere e danni a attrezzature, macchinari e strumenti per l'esecuzione dei lavori. Passiamo alla copertura assicurativa infortuni. Allora, precisiamo che la copertura assicurativa infortuni principe, diciamo quella che opera a favore di tutti, quindi tutti i dipendenti pubblici, ma anche tutti i dipendenti privati, quindi quella che abbiamo noi come dipendenti di Marsh, ma quelli che avete anche voi come dipendenti del Comune di Lecco, è la polizza infortuni prestata dall'INAI. E quindi non c'è una specifica copertura assicurativa stipulata dal comune per i dipendenti, in quanto opera già la polizza infortuni dell'INAI. Però l'ente è tenuto a fornire delle coperture assicurative per delle situazioni derivanti da leggi o da decreti o da accordi. Quindi nella polizza infortuni, oltre diciamo alla polizza INAIL, abbiamo la copertura per gli amministratori per il cosiddetto rischio carica, quindi in quanto prestano la propria per presenziare nel loro ruolo di amministratori, quindi amministratori o consiglieri, comunque nell'attività svolta in quanto organo amministrativo. Poi abbiamo una categoria praticamente una polizza che ha diverse categorie assicurate nell'ambito dello stesso contratto. Un altro obbligo assicurativo è quello derivante dal vecchio IPR 333 del 1990, mi pare, che prevedeva che gli utilizzatori dei mezzi privati, dei mezzi personali per adempimenti di missione per conto dell'ente di appartenenza dovessero essere assicurati per i danni che possono subire, quindi per gli infortuni che possono subire durante l'adempimento di missioni o trasferte per conto dell'ente. Quindi l'obbligo è assicurare il mezzo personale usato per motivi di servizio, quindi quella è la polizza che vedremo dopo, la casco dipendente in missione, ma anche l'infortunio che dovessi subire nell'utilizzo, nello svolgimento della missione di servizio. L'altra categoria è l'utilizzatore dei mezzi dell'ente. Questo parliamo di utilizzatori e non dipendenti, perché la potrebbero utilizzare anche dei volontari, degli stagisti, dei tirocinanti o via dicendo. Perché andiamo
utilizzatori, i conducenti. Perché la polizza di responsabilità civile dell'auto, quindi quella obbligatoria da circolazione, non copre i conducente in caso di incidente, ma copre solo i trasportati. I trasportati, per legge, sono sempre coperti dalla polizza della vettura, quindi dalla polizza che assicura il singolo mezzo. Ma se io faccio un incidente e non ho ragione, non posso chiedere né alla mia assicurazione né all'assicurazione dell'altro mezzo coinvolto, che non è civilmente responsabile perché ho colpa, quindi nessuno risarcisce il conducente in caso di sinistro stradale con un mezzo, con una vettura. Allora a questo punto, per tutelarmi quando guido, quando sono in qualità di conducente su un mezzo e do torto nell'incidente, si stipula una polizza infortuni utilizzatori mezzi dell'ente. Un'altra categoria che è dovuta da leggi o decreti e quindi stipulata dal comune è quella dei volontari della protezione civile contro gli infortuni. E poi ci sono gli alunni del CRES e credo che non ci siano altre categorie assicurate. La polizza infortuni prevede che si definiscano, quando si stipula la polizza, le garanzie che si vogliono assicurare e i capitali che si vogliono assicurare. Mi spiego meglio. Nel caso di responsabilità civile non si stabilisce prima che tipo di danno subisca il terzo e quale sia il conseguente risarcimento. Ci sarà il tribunale che dirà che ho avuto un danno di un certo tipo, danno biologico, danno e via dicendo, purché rientri nel massimale di polizza, il tribunale la polizza risarcirà. L'eventuale eccedenza la pagherà il civilmente responsabile, quindi l'assicurato. Nella polizza infortuni, invece, non c'è bisogno che ci sia una responsabilità perché la polizza operi, ma bisogna che avvenga uno degli eventi contrattualmente assicurati in polizza. Quindi le garanzie sono normalmente il caso morte e il caso invalidità permanente. Queste sono le garanzie basilari normalmente presenti in una polizza infortuni. Dopodiché si possono assicurare garanzie accessorie e questo lo si definisce secondo gli obblighi derivanti appunto da leggi, decreti o contrattazioni. Potrebbero essere rimborso spese di cura da infortunio, rette di degenza, diarie da inabilità e via dicendo. Come si definisce un sinistro infortuni? Normalmente col grado di invalidità permanente riportato a seguito dell'infortunio. Ad esempio, dato 100 l'invalidità totale, io cado, mi rompo una caviglia, il residuale di invalidità permanente riportata, che definirà il medico legale, potrà essere il 3% del totale. Quindi se io ho assicurato 100.000 euro col mio contratto infortuni per invalidità permanente, ho riportato un danno permanente quantificato nel 3% del totale, prenderò il 3% del capitale che ho deciso di assicurare. Quindi il 3% di 100.000 euro saranno 3.000 euro. Questo è il concetto di come si calcola il grado di nelle polizze infortuni per l'evento principe assicurato, che è il caso dell'invalidità permanente.
Il caso morte chiaramente paga l'intero capitale assicurato per quella tipologia di evento. Il rimborso di spese è un massimale da utilizzare entro il limite di 10.000, 5.000, 3.000, quello che sia, e lo stesso la diaria. La diaria che può essere da inabilità temporanea o da inabilità permanente. Direi che per gli infortuni abbiamo detto abbastanza. Parliamo della tutela legale. La polizza di tutela legale. Allora, abbiamo visto prima che tutte le polizze di responsabilità civile prevedono un quarto del massimale, questo per legge, articolo 1917, terzo comma, un quarto del massimale dedicato alle spese legali che l'assicuratore debba sostenere per tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ora, se c'è questa copertura di tutela legale, che bisogno c'è di fare una polizza di tutela legale aggiuntiva? Il motivo è che la polizza di tutela legale è una polizza che paga non tanto il danno causato a terzi, ma quanto le spese che mi vengono addebitate dal legale che io scelgo per difendermi o per promuovere azione in una vicenda nella quale io mi vedo involontariamente coinvolto nell'esercizio della mia attività. E qui ho la libera scelta del legale, quindi io preferisco usare il mio legale piuttosto che il legale che mi dà la compagnia, perché mi fido, perché so che è più competente, perché conosco il legale e so che ha avuto più esperienza nel ramo, via dicendo. Quindi è una polizza che funziona a rimborso delle spese legali sostenute. Perché la polizza, no, torna indietro, la polizza viene stipulata? Perché non solo per la scelta del libero legale, ma perché il contratto di lavoro del comparto pubblico prevede che il dipendente abbia diritto al patrocinio legale da parte dell'ente di appartenenza per fatti o atti connessi all'espletamento dei servizi o all'adempimento dei compiti per conto dell'ente. Ovviamente in caso di assenza di conflitto di interesse tra il dipendente e l'ente, e escludendo spese legali che l'ente debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale. Quindi mi trovo coinvolto in un procedimento involontariamente ricevuto per una mia mancanza, per una presunta, e ho diritto al patrocinio legale. Questo non vuol dire che l'ente ha l'obbligo di stipulare una polizza. Il patrocinio legale è un obbligo di prestazione dovuto al contratto di lavoro, non un obbligo di stipula della polizza. Quindi io, ente, ho l'obbligo di erogare il patrocinio, quindi di rimborsare le spese che il dipendente debba sostenere per ricorrere ad un legale, ma posso limitarmi a rimborsare le spese al momento dell'occorrenza. La facoltà che l'ente ha è quella di trasferire l'obbligo di patrocinio
in una polizza. Quindi stipulando la polizza si evita di dover sborsare all'occorrenza le spese legali che il dipendente gli dovesse chiedere a fronte della difesa dovutagli per il patrocinio legale dovuto ai sensi di legge. Qui subentra il concetto di rischio. Siccome l'alea che è propria del contratto di assicurazione prevede che il contratto si stipuli su un rischio potenziale, l'opportunità di stipularlo è la valutazione, viene fatta con la valutazione della probabilità dell'avvenire dell'evento, del rischio. Quindi in una polizza incendio è nella probabilità che avvenga un incendio al mio favore. In una polizza di tutela legale è nella valutazione della probabilità che io debba incorrere nel rimborso di spese legali ai miei dipendenti. Di fatto il Comune di Lecco ha deciso di stipulare, di avvalersi di una polizza di tutela legale da utilizzare allorquando dovesse far fronte al cosiddetto patrocinio legale ai sensi del contratto di lavoro. Che cosa viene garantito attraverso la copertura assicurativa? La difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità e il pacchetto sicurezza, quindi intendiamo quello che attiene alla 81-2008, quindi tutto ciò che concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro. Siccome è una polizza in claims made e il concetto di regime temporale di cui avevamo parlato prima, bisogna comprare la retroattività. Perché se il fatto sul quale il fatto contestato è avvenuto qualche anno fa, io non posso denunciarlo sulla polizza di qualche anno fa perché non c'è più, quindi lo posso denunciare sulla polizza che esiste. Ma devo comprare la retroattività. La retroattività di questa polizza è illimitata, quindi per assurdo anche un fatto avvenuto 30 anni fa, sempre che ovviamente non sia prescritto. Chiaro che illimitata non ha un valore veramente illimitato, ma insomma vale per quei casi che potrebbero essere al limite della prescrizione. È una maggior tutela. Quando comunque ho una retroattività di 10 anni, sono più che tranquillo nella tutela legale. Sono assicurati in questa polizza tanto i dipendenti quanto gli amministratori. I massimali sono per sinistro e per più assicurati, con un limite di aggregato annuo, vuol dire con un massimo sborso della compagnia di 250.000 euro per annualità assicurativa. Gli assicurati, mi correggo, sono il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i segretari, i dirigenti, amministrativi e tecnici. Quello che dicevo prima, non è un obbligo di stipulare la polizza, ma è una valutazione di convenienza, congruità e vantaggio che l'amministrazione comunale decide in funzione del rischio al quale va incontro, e dove non dovesse essere la polizza che provvede al rimborso delle spese legali sostenute, lo farebbe l'ente. Quindi, mettendomi nei panni del dipendente, io non posso pretendere, in quanto per me non cambia niente,
che il comune di Lecco stipuli una polizza o che la stipuli, ma io posso pretendere che mi venga riconosciuto il patrocinio legale. Dopodiché l'obbligo di prestazione, il comune decide di sua iniziativa se assicurarsi, come assicurarsi, con chi assicurarsi e con che garanzie assicurarsi. E questo, ripeto, è una valutazione basata sulla sinistrosità. Andiamo avanti, o qualcuno mi vuol dire se ci sono argomenti da approfondire o trattare? Nicola, scusi Marco, c'è qualcuno che può fare anche le domande tramite la chat, quindi le vedete e man mano rispondete. Quindi chiedo agli altri relatori di leggere le domande sulla chat, così, perché io, siccome sto parlando, non leggo. Giustamente, sì, no, ottimizziamo. Abbiamo un periodo di tempo dedicato alla fine delle slide per rispondere alle domande. C'è una domanda abbastanza complessa e rispondiamo magari dopo, Marco, così la leggiamo per bene. Va bene. Allora, sì, sono tutte domande inerenti alla responsabilità civile, patrimoniale, colpa grave. Le raggruppiamo tutte alla fine di questa sessione, d'accordo. Allora parliamo, e avvisatemi anche se siamo fuori tempo, perché io mi sto forse dilungando. Siamo nei tempi. Siamo nei tempi, perfetto. Allora parliamo della polizza auto e libro matricola. E quello che il comune assicura normalmente, dicevo, dipende da degli obblighi, quindi in questo caso è quanto mai evidente l'obbligo, in quanto la legge prevede che ci sia l'obbligo di copertura assicurativa per la circolazione stradale di tutti i mezzi immatricolati. La formula assicurativa che in questo caso viene adottata è quella del libro matricola, cioè un'unica polizza che ha dei certificati di assicurazione per ogni veicolo, e quindi l'entrata e l'uscita prevedono un automatismo, facendo poi una regolazione fra il pagamento del periodo effettivo usato dai mezzi che sono stati in copertura al netto del periodo non utilizzato dai mezzi che invece sono stati alienati. Quindi la polizza paga in effetti solo il periodo effettivamente utilizzato da tutti i mezzi, e con la regolazione del premio a fine anno in base alle entrate e alle uscite effettivamente avvenute. La polizza è una classica polizza di responsabilità civile da circolazione, con un massimale di 10.400.000 euro, che prevede le garanzie tradizionali con delle migliorie, come tutte le polizze che il comune stipula con l'assistenza del broker. I capitolati di polizza vengono scritti da noi, quindi si cerca, laddove possibile, di consentire delle garanzie più ampie rispetto agli standard delle polizze che il mercato vende. Ad esempio, la cosiddetta rinuncia alla rivalsa. Il fatto che l'assicuratore paghi un terzo non esaurisce la responsabilità del conducente o del contraente, perché se il conducente non è abilitato a norma o guida in stato di ebbrezza o non ha fatto la revisione
o il trasporto non è conforme al libretto di circolazione, porta 6 persone e ne può portare 4, o gli è scaduta la patente, fa sì che il terzo danneggiato venga risarcito, perché non è opponibile al terzo questa mancanza dell'assicurato. Ma l'assicuratore poi agisce in rivalsa nei confronti del contraente o addirittura del conducente. Quando è lo stato di ebbrezza, ad esempio, o la patente scaduta, o il trasporto con non abilitato. E siamo riusciti ad ottenere che la compagnia rinunci all'azione di rivalsa anche per queste casistiche. Quindi paga e basta, paga e non si rivale. Un caso, penso che lo possiamo citare perché è di dominio pubblico, è la difficoltà che la polizia locale ha nel far svolgere i corsi per l'abilitazione all'utilizzo dei mezzi di polizia, perché la prefettura non organizza gli esami. Non potendoli utilizzare, non avendo la patente, i nuovi assunti, non avendo la patente speciale, non potrebbero guidare neanche per condurre normalmente i mezzi della polizia stradale, polizia locale. Invece lo possono fare perché abilitati con la patente civile, e l'assicurazione, anche in caso di incidente, non provvederà a rivalersi nei confronti del conducente, perché la polizza prevede esplicitamente la rinuncia alla rivalsa per conducente non abilitato. Ok, questo per fare un esempio. Le garanzie accessorie sono poi la responsabilità civile dei trasportati, quindi se un trasportato fa cadere un oggetto dal finestrino, quello non è coperto dall'RC auto, ma dalla responsabilità del trasportato. Ricorso terzi da incendio e via dicendo. Andiamo avanti. Chiuderei con la polizza auto e passerei alla casco. Come dicevo prima, oltre alla casco che potrebbe avere il mezzo per i danni che subisca non dovuta a un incidente con un terzo, ma anche uscita di strada, ribaltamento, qui abbiamo invece la casco che viene concessa sempre per quell'obbligo di quando il personale va in missione col mezzo proprio, come dicevo prima, se l'ente mi chiede per carenza di mezzi di servizio di utilizzare il mio mezzo in caso di missione o per adempimenti di servizio, se io lo danneggio, il comune mi deve rimborsare e allora stipula una polizza casco personale in missione che mi copre tutti i danni che subisca la mia vettura quando io dovessi subire un danno. Perfetto. Anche la casco l'abbiamo esaurita. Quindi, riepilogando le polizze dell'ente, abbiamo visto le polizze property, che coprono tutti i beni di proprietà, e quindi la caratteristica della polizza property è la polizza all risk, e che copre sia i danni da incendio, ma anche i danni alle apparecchiature elettroniche, i danni da furto. Quelli che prima erano divisi in danni in polizze a rischi nominati sono tutte ricompresi in una polizza all risk. Poi abbiamo visto le polizze invece di responsabilità civile verso terzi, quindi l'RCT, l'RCO, l'RC patrimoniale, e la responsabilità civile da circolazione,
E quindi poi abbiamo visto la polizza di tutela legale e la polizza infortuni. E abbiamo visto praticamente tutte le polizze che normalmente, delle quali normalmente si dota un ente locale. In aggiunta dobbiamo dire che il Comune di Lecco ha voluto dotarsi di un'ulteriore polizza a fronte dell'emergenza derivante dal Covid, che è una polizza, vediamo se abbiamo la slide, la polizza copre tutti i dipendenti dell'ente. E questa è una copertura pensata proprio per garantire ai dipendenti del Comune di Lecco una copertura assicurativa per tutelarsi in un momento così difficile. Praticamente la polizza copre, garantisce per ogni giorno di ricovero in istituto, di cura, qualunque sia l'istituto di cura, una diaria giornaliera di 100 euro, con un massimo di 10 giorni per periodo assicurativo. I primi 3 giorni sono in franchigia. Nel caso ci dovesse essere un ricovero in terapia intensiva, è prevista un riconoscimento di 3.000 euro per ciascun assicurato. Successivamente alla dimissione vengono garantiti ulteriori garanzie, che sono le prenotazioni di prestazioni sanitarie, trasporti in ambulanza, assistenza infermieristica, counseling psicologico e comunque una centrale operativa, in questo caso garantita da Unisalute, disponibile 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, dalla quale poter chiamare per avere consulenza sanitaria gratuita dall'Italia o dall'estero. E si possono ottenere anche pareri medici immediati, quindi è un servizio insomma abbastanza utile, perché è come se ci fosse una guardia medica dedicata. La centrale operativa dispone di una guardia medica dedicata a favore di tutti gli assicurati per dare pareri medici. La centrale operativa inoltre dà informazioni sulle strutture sanitarie alle quali rivolgersi in caso di necessità, quindi quali siano le strutture in base alle specializzazioni, alle ubicazioni. Poi anche per notizie e chiarimenti sui farmaci o quali siano le attività propedeutiche ad esami diagnostici. Ok, questo l'abbiamo trattata. Passiamo a un argomento successivo, che è l'impatto che il Covid ha avuto avere sulle polizze di assicurazione. Allora, vediamo brevemente che il coronavirus in effetti impatta anche sui contratti assicurativi. Questo perché la responsabilità del, abbiamo visto le polizze di responsabilità civile, prevedono che per operare debba essere evidente una responsabilità dell'assicurato. Quindi l'assicuratore interviene solo e soltanto se si identifica una responsabilità dell'assicurato, perché deve tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, ma quali
civilmente responsabile. E quindi, come abbiamo visto prima, la responsabilità civile verso terzi prevede una sezione dedicata, una sezione chiamata RCO, che è la responsabilità civile dipendenti o prestatori d'opera. La copertura della responsabilità civile dei datori di lavoro, la RCO, che nel vostro caso è assicurato nell'ambito della polizza RCT, nella sezione RCO prevede la copertura del datore di lavoro che dovrà avere effetto nell'ipotesi in cui il datore di lavoro dovrà non aver implementato le misure ragionevoli per provvedere a garantire la sicurezza dei dipendenti e l'infermieri stessi contratta a seguito dell'infezione da coronavirus. Quindi il nesso causale qual è? Io sono stato contagiato, il contagio è avvenuto sul luogo del lavoro, perché è avvenuto? Perché il datore di lavoro non ha implementato le misure ragionevoli per provvedere a garantire la sicurezza. Quindi il nesso causale, come dicevo, che deve esserci. Quindi questo è il primo impatto che noi vediamo palesemente coinvolgere la polizza di responsabilità civile nella sezione RCO. L'altra sezione, la RCT, è oltre al rischio per i singoli dipendenti, bisogna che gli assicurati, in questo caso il Comune di Lecco, si preoccupi che terzi non dipendenti possano contrarre la malattia in seguito all'attività svolta. Quindi la polizza RCT deve prevedere il riconoscimento dei danni per lesioni, morte, distruzioni, danneggiamenti di proprietà altrui, compresa la infezione o la trasmissione di malattie infettive, ma sempre e solo nell'ipotesi che sia dimostrata la responsabilità dell'assicurato, per cui la polizza deve operare. Quindi tutto che alla fine può creare una responsabilità è il non essersi adeguato alle direttive previste dalla legge per l'attività nei luoghi di lavoro. Al di là di questo, c'è poco da dire sulla responsabilità civile, se non che dovesse nascere un sinistro su questa polizza dovuto al coronavirus, valutiamolo insieme prima di fare una denuncia, perché è vero che la polizza comprende anche questo rischio, però dobbiamo dire che il mercato assicurativo, e qui mi ricollego al discorso dei riassicuratori, quando nasce un problema a livello globale, come era nato col terrorismo, come è nato col terremoto, come è nato con le inondazioni e gli smottamenti dovuti al rischio idrogeologico, anche in questo caso il mercato riassicurativo ha smesso di concedere la copertura per malattie trasmissibili ai propri assicuratori. Di conseguenza gli assicuratori non forniscono più questa garanzia per i nuovi contratti stipulati, ma la conservano nei contratti in corso fino a quando il contratto resta in vigore. Quindi da qui nasce l'esigenza di stare attenti a non caricare, fra virgolette, di denunce, chiamiamole cautelative, laddove non sia necessario,
perché le polizze prevedono la possibilità della disdetta del recesso anticipato, quindi per evitare il recesso anticipato del contratto stiamo attenti a fare denuncia su questa fattispecie particolare se non sia il caso veramente di farla. Altrimenti dopo dobbiamo ricollocare la polizza con la certezza che non venga più concessa questa garanzia. E niente, questo per l'RCT. L'altra polizza chiaramente interessata per il caso connesso al coronavirus è la polizza infortuni. Questo perché? Perché lo Stato e l'INAIL ha emesso una direttiva secondo cui il contagio da Covid è equiparato all'infortunio. E questa è molto forte come cosa, perché l'infortunio è definito in polizza un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea. Però parliamo di un evento accidentale e improvviso, violento ed esterno. Quindi non siamo perfettamente nell'ambito della definizione di infortunio quando parliamo di contagio, perché non è propriamente un evento violento, improvviso. È esterno e parzialmente improvviso. Quindi questo fa sì che venga questo intervento dell'INAIL, fa sì che l'infortunio venga, venga assimilato, il contagio venga assimilato all'infortunio e non alla malattia. Quindi sia la polizza RCO che opera a seguito dell'infortunio del dipendente, sia la polizza infortuni operano anche per questa fattispecie. Attenzione, le nuove polizze non più, perché non c'è più compagnia assicuratrice che assicura per gli infortuni o per la RC le conseguenze dell'infezione da coronavirus. E non c'è purtroppo niente da fare. Ci sono ripercussioni anche su altre polizze, però meno di interesse di un ente pubblico, ovviamente. Stiamo parlando della polizza trasporti, della polizza viaggi, della polizza property, ma la polizza property è una forzatura perché che il non riesco io a vedere quando un'infezione da coronavirus possa avere conseguenze in un danno diretto da incendio, da eventi atmosferici, da atti vandalici o da rottura accidentale di qualcosa. Ciò nonostante assistiamo alla esclusione tassativa dalle polizze anche property della garanzia malattie trasmissibili, perché gli assicuratori non la prestano. Introdurrei un'altra polizza che viene coinvolta nella definizione, nel contagio, col contagio, ed è la polizza cyber. Questa è una polizza che praticamente ci troviamo a dover avere, parliamo dello smart working, no? Per il fatto che c'è a causa del coronavirus c'è un grosso ricorso allo smart working, questo
comporta dei rischi che prima non erano presenti o perlomeno non erano valutati, e sono i rischi di virus informatici e molto altro. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione è diventato un rischio causato inizialmente dal coronavirus, che ha portato poi all'uso dello smart working e all'utilizzo di remote working e quindi al rischio cyber. E a questo proposito, anche per vostra felicità, smetto di parlare e lascio la parola al piacevole intervento di Fabrizio Ferrari. Grazie. Grazie Marco. Sì, come hai già detto tu, abbiamo visto che dall'inizio della pandemia sono state le emanazioni di diversi provvedimenti che hanno esortato la PA a potenziare il ricorso al lavoro agile. Fino alla più recente riforma sullo smart working per il lavoro pubblico, la pandemia da Covid e il lockdown hanno colto di sorpresa le realtà lavorative, che si sono trovate ad attivare lo smart working quasi in fretta e in furia. Il lavoro da remoto, il cosiddetto remote working, ha esposto aziende private, la stessa PA, la stessa pubblica amministrazione, a molteplici rischi, come diceva Marco, Volpe, di attacchi hacker, proprio perché sono stati messi a nudo rischi e vulnerabilità proprie delle infrastrutture tecnologiche. Il rischio cyber, proprio per questo motivo, non viene considerato più come un rischio emergente, ma il rischio cyber è un rischio attuale. È una condizione alla quale tutti noi siamo esposti costantemente ogni giorno. Quindi, considerata la complessità tecnologica richiesta per il lavoro da casa, considerata anche l'enorme quantità di dati che giornalmente vengono scambiati sui nostri dispositivi, tutte queste considerazioni portano comunque a vedere sempre l'uomo come colui il quale viene considerato come l'anello debole di questa catena. Infatti, come ho già detto, costantemente sui nostri dispositivi, che siano cellulari, computer aziendali e privati, siamo costantemente esposti a attacchi da parte di malintenzionati, che vengono chiamati hacker, che hanno sviluppato sempre più dei metodi di inganno sempre più efficaci e complessi per il raggiungimento di un determinato scopo fraudolento. Attacchi hacker che possono essere sia a fini estorsivi, quindi un attacco hacker dietro al quale in realtà si nasconde la richiesta di un riscatto, o attacchi hacker con il fine di sottrazione dei dati. Ad esempio la ricezione di un'email cosiddetta di phishing, in cui ci viene chiesto semplicemente di cliccare un link e di inserire ad esempio dei dati sensibili, sia nostri ma del nostro stesso ente lavorativo. Quando parliamo di rischio cyber, non dobbiamo pensare solo agli attacchi hacker, ma anche ad eventi accidentali. Come abbiamo detto, l'elemento debole della catena siamo appunto noi stessi, è l'uomo, perché siamo esposti costantemente a questo rischio cyber, attraverso anche l'invio per errore di un'email contenenti dati dell'ente, dati del comune di Lecco. Ci arriva un'email con un documento del comune, noi per sbaglio inviamo questa email a un destinatario differente da quello che si era pensato inizialmente. Quindi pensare a una minaccia cyber
pensare un rischio cyber non soltanto dal punto di vista del malintenzionato che è abituato a, molto più esperto di noi, ad avere a che fare con i computer, ma anche un evento accidentale provocato dal dipendente stesso. La minaccia cyber comporta diverse conseguenze, come un danno reputazionale allo stesso ente, l'interruzione di attività, ovviamente l'ente, il comune non potrebbe più lavorare nel caso in cui venga fatto un attacco cyber. Abbiamo avuto l'esempio di un nostro cliente nel 2019 che è stato vittima di un attacco informatico. I propri dipendenti, i loro dipendenti, non hanno potuto accedere alle mail aziendali per quasi un 4 giorni. È stata veramente una situazione anche che ha provato il nostro cliente, perché erano diciamo impreparati, perché non si aspetta mai che questo evento possa capitare a noi, ecco. E ovviamente sono tutte conseguenze che derivano da questo smart working che siamo stati tenuti a dover affrontare con la pandemia, e proprio per questo vorremmo darvi dei consigli per meglio gestire i nostri dispositivi informatici. Bisogna garantire come primo consiglio sempre l'accesso ad una rete sicura. Ovviamente anche lo stesso ente vi avrà consigliato di non lavorare da remoto in luoghi pubblici, perché qualcuno potrebbe guardare il nostro lavoro, un documento sensibile sul quale stiamo lavorando. È sempre preferibile utilizzare un'autenticazione multifattori. Cosa significa? Ho una doppia password sul nostro PC aziendale, o addirittura un messaggino sul cellulare che ci permetta di accedere al computer. Questo perché è molto importante anche la possibilità di bloccare i dispositivi da remoto, perché magari un PC, un dispositivo, lo stesso cellulare che viene dato ai dipendenti, il cellulare aziendale può essere accidentalmente perso, rubato. È molto importante che l'ufficio IT, l'ufficio informatico, possa bloccare questi dispositivi da remoto, quindi essendo anche fisicamente in un luogo diverso. Dispositivi che devono essere dotati di, ovviamente, di un antivirus. Ci sono inoltre dei dispositivi che permettono anche un ulteriore blocco, ovvero la protezione crittografica. Su molti smartphone, anche quello che abbiamo con noi, premendo semplicemente con le proprie dita, inserendo la propria impronta digitale, è possibile sbloccare il dispositivo. E sembra una banalità, in realtà è un'ulteriore forma di protezione. Ovviamente l'ufficio IT deve garantire anche un backup dei dati, in modo tale che se nel caso in cui l'ente fosse sotto attacco hacker, questi dati non vengano persi, ma accedendo alle cartelle di rete sarà possibile quindi recuperare tutte le informazioni proprio del nostro lavoro giornaliero. Come ho detto anche all'inizio, delle nostre best practice, dei nostri tips per il remote working, è molto importante, lo sottolineo, non lavorare in luoghi non sicuri, ma prediligere ovviamente la propria abitazione.
Il rischio cyber viene trasferito attraverso la stipula di una copertura DOP. Il Comune di Lecco ha di recente stipulato proprio la copertura cyber. È una copertura molto particolare, poiché si divide in due sezioni. Una sezione sulla responsabilità civile e una sezione invece sui danni propri. Una sezione sulla responsabilità civile che permette di avere tutte quelle garanzie quali violazione della sicurezza, violazione della confidenzialità dei dati e anche il media liability. È una garanzia molto particolare, ovvero che protegge in qualche modo dai danni reputazionali. Ovviamente si augura di non essere mai nelle mani dei malintenzionati informatici, ma è brutto anche vedere sulle testate giornalistiche che il proprio datore di lavoro sia stato soggetto di attacchi hacker. Come vedremo più avanti, faremo dei case study dove vi faremo vedere proprio dei comuni che hanno subito degli attacchi hacker e come questi hanno diciamo risolto in alcuni casi l'attacco hacker è purtroppo ancora in corso. Una polizza cyber quindi dotata di una sezione sulla responsabilità civile e una sezione sui danni che copre ha delle principali garanzie quali l'interruzione dell'attività, il sostenimento quindi di costi e spese sulla gestione degli eventi e il caso in cui sia necessaria un'assistenza per un'estorsione cyber. Abbiamo avuto molti casi in cui gli hacker informatici hanno richiesto propriamente un riscatto per la restituzione di determinati dati sensibili o addirittura la non divulgazione di questi dati nel web. Una polizza quindi che il Comune di Lecco ha prontamente stipulato. Dicevamo che il rischio cyber non è più un rischio emergente ma è un rischio attualissimo, proprio dovuto all'accelerazione che il coronavirus ha portato nelle nostre vite. E quindi abbiamo cambiato abitudini e usi anche con lo smart working. Attacchi hacker che grazie a questa copertura possono essere diciamo prontamente accompagnati e prontamente seguiti attraverso anche un numero dedicato, un hotline che la compagnia di assicurazione ha messo a disposizione. Nel caso in cui appunto ci fosse un attacco, il Comune di Lecco può prontamente chiamare questo numero dedicato e sarà seguito da vari esperti. Fabrizia, sì. Possiamo vedere in che stadi e passiamo sì, alle domande perché... Sì, facciamo infatti velocemente altrimenti stiamo sforando. Come ho detto abbiamo inserito anche per vostra mera curiosità dei casi che hanno riguardato degli importanti comuni italiani come ad esempio il Comune di Napoli. In questo primo caso abbiamo avuto la sottrazione di dati per fini ignoti da parte di hacker, ma comunque finalizzati a degli scopi illeciti. E sono stati sottratti dei dati sensibili di utenti che si erano registrati alla community del Comune di Napoli. Abbiamo trovato anche una situazione in cui, molto recente, proprio di aprile 2021, in cui il Comune di Brescia è stato vittima di un attacco. Loro si sono visti arrivare tutto un tratto un blocco sui loro server con una richiesta da parte degli hacker di un riscatto sia per lo sblocco di questi dispositivi, quindi per permettere per continuare la propria attività lavorativa, ma anche per evitare che in seguito alla sottrazione di dati sensibili questi dati
siano stati, potevano essere comunque diffusi sul web. Quindi questo riscatto, che non sappiamo se sia stato pagato o meno, non sappiamo gli sviluppi perché l'attacco hacker è ancora in corso. Infatti è di recente pubblicazione un articolo in cui siamo stati messi al corrente che il comune di Brescia, sempre nelle mani di questi hacker, ha visto pubblicati sul dark web i dati sensibili dei propri utenti. Quindi questo ci fa capire che l'attacco hacker è ancora in corso. Okay. Io non so, Marco, passerei alle domande, alla sessione di domande e risposte. Questo è il sito bloccato del libro. Sì. È un argomento molto importante e comunque il Comune di Lecco si è dotato di una polizza cyber, quantomeno i danni i propri e i danni reclamati da terzi sono compresi nelle garanzie di polizza, quindi è stato oculato, come si suol dire. No, io volevo rispondere ad alcune domande. In realtà le domande sono tutte sullo stesso argomento. Parliamo della responsabilità civile patrimoniale, responsabilità civile colpa grave dei dirigenti amministrativi, dei dirigenti tecnici. E chiedono come può un dirigente coprire la colpa grave per danni materiali e conseguenti a lesioni. E esempio pratico, un tizio a seguito di caduta da una scala mobile dell'ente chiede il risarcimento all'assicurazione dell'RCT. L'assicurazione ritiene che il fatto sia imputabile al danneggiato, risarcisce. Il danneggiato querela il dirigente per lesioni. Segue il processo penale, dove il danneggiato si costituisce parte civile. Come si tutela il dirigente amministrativo per i danni non coperti dalla reciproca colpa grave sottoscritta? E poi, l'altra domanda, le polizze di responsabilità civile operano come secondo rischio, essendo le polizze molto diverse e altre ancora non coprono la rivalsa, altre non considerano la PA come terzo, altre si obbligano solo a seguito della sentenza di conto. Sì, sono domande che afferiscono a un tema che noi tratteremo in realtà in una nuova giornata formativa prossimamente da organizzare, che si intitolerà Responsabilità dei dipendenti pubblici e degli amministratori, e quindi parleremo più in modo più approfondito. Comunque, per dare un quadro generale della responsabilità come coperta dalle polizze in vigore, la copertura, se vogliamo usare la macro distinzione colpa lieve, colpa grave, dato che il dipendente pubblico è responsabile per dolo, colpa grave, e come sappiamo il dolo non è assicurabile, la polizza di responsabilità civile, sia l'RCT che l'RC patrimoniale, in realtà intervengono quando non è accertata la colpa grave del dipendente, sia amministrativo che tecnico. Quindi le due polizze risarciscono il terzo danneggiato, il reclamante, civilmente reclamante, il risarcimento, e se eventualmente questo dovesse costituire un danno erariale, sarà l'ente o la pubblica amministrazione che farà un procedimento nei confronti di chi è stato probabilmente la causa con colpa grave di questo esborso che ha causato un danno erariale. E a quel punto si staglierà un procedimento della Corte dei Conti che farà un invito a dedurre, farà il suo iter,
e se stabilirà che c'è stata colpa grave, ci sarà la possibilità o della rivalsa della PA nei confronti del responsabile o la sentenza della Corte dei Conti, e in quel caso interviene la polizza, se c'è, di colpa grave del singolo, solo in quel caso, la colpa grave del singolo, perché chiaramente solo di fronte a una sentenza di colpa grave accertata dalla Corte dei Conti e da nessun altro, quindi solo dal magistrato contabile, si può, solo in questo caso si può fare azione di rivalsa, e questa viene coperta dalla polizza personale, mentre le polizze che stipula l'ente non possono coprire la responsabilità amministrativa, amministrativa contabile, la cosiddetta colpa grave. Per quanto riguarda l'attività svolta sia dagli amministrativi, dirigenti o non, sia dai tecnici, dirigenti o non, sono coperte dalle polizze stipulate dall'ente per tutte le attività esercitate, quindi anche la progettazione e via dicendo. Resta sempre fuori la polizza di colpa grave che ognuno deve stipulare individualmente. Noi abbiamo messo a disposizione del Comune di Lecco una convenzione che si può stipulare, si può scaricare, è online su internet, e quindi ognuno può aderire individualmente e copre per, appunto, per la colpa grave le spese legali davanti alla Corte dei Conti, e sono presenti tutte le categorie, e quindi amministratori, dirigenti, dipendenti amministrativi, dipendenti tecnici, ognuno individua la propria categoria, il massimale che intende coprire, e paga online. E non c'è bisogno di coinvolgere l'ente di appartenenza, è una polizza personale che segue la persona, quindi anche nell'ipotesi dovesse cambiare ente. La stipula di questa polizza, che è in claims, prevede una copertura retroattiva illimitata, quindi chi si assicura è coperto per tutto ciò che è successo, ha fatto o verrà fuori, illimitatamente nel tempo, nel passato, anche presso altri enti. Ovviamente che non si tratti di un fatto noto, perché quello che forse non ho detto prima, che la retroattività è compresa illimitatamente nelle polizze in claims, a patto che non siano già conosciuti i fatti. Perché nel momento in cui io mi assicuro per quell'area di rischio di cui abbiamo parlato e non per la certezza di un evento che è già avvenuto. Quindi 12:30 in punto, io avrei finito. Se ci sono questioni e da cui, se volete che io risponda, lo farò personalmente sulle email dei singoli, e per il resto spero che di essere stato d'aiuto, e ringrazio l'amministrazione, il dottor Russo che è presente, e saluto e ringrazio tutti quanti. Io volevo ringraziare voi tutti, perché ritengo che la giornata formativa sia stata all'altezza delle aspettative, quindi in sostanza il rischio è stato corso, però insomma siamo... L'alea di rischi. Speriamo di farne altre di questi incontri, di queste informazioni. Vi saluto tutti e colgo l'occasione anche per salutare, spero che sia ancora in linea, il comandante della Polizia Locale di Assisi, il tenente colonnello Antonio Gentili, che è molto attento a queste problematiche e ogni tanto ci confrontiamo. Quindi lo saluto e saluto tutti coloro che hanno partecipato. Metteremo a disposizione sia il video che la documentazione attraverso l'ufficio contratti. Ringrazio ovviamente, oltre a chi ha parlato, ma anche al lavoro organizzativo che è stato fatto dall'ufficio, quindi la dottoressa Gerosa, Perina Toffoletti e Barbara Riva.
Vi ringrazio e alla prossima. Grazie. Io vorrei solo ricordare che se nel compilano il questionario di gradimento ci serve per migliorarci, perché chiaramente vorremmo avere la percezione di come siamo stati, se siamo riusciti nell'intento e poi se ci sono argomenti che gradiscono trattare in futura sezione informativa, come la responsabilità dei dipendenti pubblici. Tutto qui. Va bene. Mi unisco ai saluti e vi ringrazio, ringrazio ancora nuovamente l'amministrazione, il dottor Russo, l'ufficio della dottoressa Gerosa e come diceva appunto Marco, noi siamo disponibili per il tramite dei referenti dell'ente a rispondere a qualsiasi necessità o dubbio che dovesse anche emergere successivamente a questa giornata formativa. Grazie veramente della collaborazione. Grazie, arrivederci. Buona giornata a tutti. Arrivederci.